Chiudiamo questa carrellata di recensioni, di pareri, di quello che volete, come le volete chiamare, su questi 7 Lego di agosto, prima fase, con questo piccolo set che mi è stato mandato dalla Fan Wall. Vi metto ovviamente in calcio al video tutti i link. Mi hanno mandato diversi set. Confermo assolutamente che i pezzi sono di qualità altissima, cioè assolutamente paragonabili al Lego. Mi sono trovato benissimo. Potrei chiaramente usarli in sostituzione dei pezzi Lego, perché veramente non ho avuto un problema fino adesso con questi pezzi di grandissima qualità. Come sapete, in passato ho preso varie tipologie di set, anche non ufficiali, trovandomi a volte bene, a volte non benissimo, a volte molto male con dei set di AliExpress. In questo caso loro veramente hanno una qualità di alto livello. Devono un po' migliorare col design di alcuni set, se ci riescono, secondo me possono essere una valida alternativa. Questo è un piccolo set che mi pare costa 41 euro, però sono 600 pezzi, però alle luci, che vi farò vedere anche in questo caso con un video diverso, perché ho visto che come le realizzo io non si vedevano benissimo. Sette interessanti comunque di luci, un camioncino, non sono 600 pezzi, quindi più di quelle di una Speed Champions, il doppio, ma il montaggio è molto più lungo perché era un po' complesso anche in alcuni passaggi, un paio d'ore ci sono volute tutto sommato. Set molto giocoso, dicevo, perché è pieno di verdura. Guardate quanta roba hanno messo. C'è un carretto, c'è una cesta con delle uova che non avevo mai visto da Lego, tra l'altro. Qui abbiamo un lampione, non c'entra niente, però ci sta, fa scena. Con un cane, un piccione, insomma, dato a un bambino, secondo me ci si può divertire, ci può giocare molto. Il design del van mi ha lasciato più perplessità. Adesso mi si è staccato un pezzo, però. Mannaggia. Non tanto perché sia fatto male, ma perché in alcuni passaggi è un po' spericolato, diciamo così. Non riesce a essere, vabbè, poi lo sistemo un attimino meglio. Non riesce a essere proprio perfetto. Non è questo il caso, questo pezzo che si è staccato adesso era proprio perché era attaccato male. Ci sono dei passaggi in cui tende a essere un poco preciso, e quindi ci metti le mani, tendono a staccarsi. Le Speed Champions sono più un prodotto perfetto da questo punto di vista. Un dettaglio che, per esempio, beh, queste sono roba che cade, che ovviamente stanno alle ceste. Tra l'altro, queste ceste possono essere tolte e dentro ce n'è altro. Una roba che non mi è piaciuta è il vetrino frontale. Continua a cadermi frutta in continuazione. Non mi è piaciuto troppo il vetrino frontale perché non hanno fatto un vetro unico, ma ne hanno messi due separati di quelli piccoli, fatti per le macchinine più piccole. Insomma, evidentemente non hanno ancora tutti i pezzi a disposizione. È carino il fatto che abbia delle luci, per carità di Dio. È un set simpatico. Il colore è molto particolare. È un colore che la Lego usa pochissimo. Infatti, se volete ricostruire la Statua della Libertà ufficiale, non si trovano mai, costano 1 miliardo. Loro hanno scelto di fare questo vanno con questo colore, che secondo me è un po' azzardato. Avrebbero potuto scegliere una roba un po' più colorata, più d'impatto. Bello comunque dal punto di vista della varietà di cose da costruire, simpatico. Avrebbero potuto anche stare attenti ad aprire alcune cose. Si apre giusto questa parte dietro con due catenacci, che insomma, proprio un po' accroccata come apertura, ecco, si poteva far meglio. Per il resto è un set molto semplice, 100 pezzi, niente di super clamoroso. Il prezzo, e questo secondo me è particolare, mi sembra molto più di solito si risparmia molto rispetto ai set ufficiali Lego, anche considerando le luci. In questo caso mi sembra ci si allini più verso il set Lego. E secondo me, almeno in una fase in cui stanno crescendo e migliorando col design, gli altri che abbiamo visto, secondo me, erano già pensati meglio, tranne alcune imprecisioni. Per esempio, nella gunship il camper era già molto più ben ragionato. In quella fase, secondo me, tenere i prezzi più bassi potrebbe aiutare un po' di più. Vi metto comunque tutti i link. Tenete conto che i pezzi, però, invece, sono buonissimi per farci qualsiasi cosa. Vi ricordo che è un set che mi è stato mandato. Metterò nel titolo del video sempre l'hashtag gift adesso, visto che ho scoperto che è tipo obbligatorio. E basta, se avete domande magari fatele nei commenti. Grazie a tutto, questo ve lo faccio vedere meglio sulla ruota così lo inquadriamo meglio. Grazie a tutti, arrivederci, alla prossima!